Coach Pino Sacripanti, ritorno al Del Mauro, ovviamente è cambiato un po' tutto. Seguo sempre ogni risultato di Avellino, di Gianluca, della squadra. E insomma, facciamo, diciamolo piano, ma 20 minuti mi sono piaciuti molto. Vedo che gli appassionati, quelli veri, sono ancora qua a stringere i denti. È chiaro che fa un certo effetto vedere un palazzo un po' vuoto e una categoria in meno. Però credo che ci sono momenti storici e bisogna tenere duro, bisogna far sì di salvare la categoria quest'anno e provare poi pian piano a ritornare su. Però il cuore, insomma, il cuore del lupo, la tenacia, un palazzo, quei pochi che sono, vedo che hanno l'abitudine di andare addosso all'arbitro ancora, quindi c'è ancora una grande partecipazione, quindi bisogna essere molto bravi. Da cosa deve ripartire Avellino? Beh, sai, in campo lo sa Gianluca, mi sembra che deve ripartire da una difesa come quella di adesso, che in 20 minuti ha preso 18 punti. Mi sembra una squadra molto ordinata in campo, sa quello che vuole, hanno messo in post basso 2 o 3 volte la palla, hanno giocato dei pick and roll in movimento contro la zona, insomma mi sono piaciuti. Fuori dal campo bisogna, come dicevo prima, tenere la categoria innanzitutto, quindi una salvezza, ripulire qualsiasi debito che ci sia e poi piano piano ripartire. Io credo che se la società è pulita e sana, gli imprenditori avellinesi, la gente avellinese non la lascerà morire, ma almeno salire una categoria, che è quello che minimo gli spetta, credo che sia la base. Poi si vedrà se si tornerà in A1. No, situazione non facile. Io chiaramente, come ben sapete, da un anno, che l'ultimo anno della Serie A, non ero qui, quindi la società aveva fatto altre scelte, quindi non ho vissuto l'ultima stagione, non avevo quella sensazione di un debito che potesse mandare, far scendere di categoria la squadra, quindi anche per me è stata una sorpresa, anche perché comunque la proprietà, tutte le volte che avevamo qualche piccola pendenza, l'aveva subito coperta. È un grande dispiacere, però nello stesso tempo, ripeto, non bisogna essere mai disfattisti, perché poi alla fin fine, se la passione c'è, è una comunità che il basket lo vuole, la gente viene al palazzo, bisogna accettare la sconfitta, questa brutta botta, essere molto equilibrati, fare mai il passo più lungo della gamba e ritornare in A1 piano piano. Che hai pensato quando sei tornato, forse per la prima volta, da spettatore al Del Mauro? Come per la prima volta, sì, devo dire la verità, sono entrato, non dico quasi iniziato, ma ho aspettato proprio la palla 2, perché non volevo che Gianluca, magari così, non gli ho anche detto che venivo e ho preferito entrare proprio alla fine, però fa una sensazione strana, insomma è un ricordo vedere tanta gente, tanti amici, tanto affetto, poi si ricordano delle partite, delle annate, secondo me, che sono state veramente molto molto belle, in campo e anche fuori dal campo.